non so se si vede che col pennello piccolo è più difficile ottenere sfumature omogenee. Chiaramente ti dà la possibilità di essere più preciso, però in questa fase non è tanto la precisione, cioè una regola è empirica, è usare il pennello più grosso possibile nella zona nella quale si sta lavorando. Chiaramente se sto facendo cose qua dentro, prenderò addirittura un pennello ancora più piccolino, probabilmente, ma se no, e cercare di lavorare, di ottenere il massimo usando il minimo numero di pennelli, un po' come i colori, meno colori si usano, meglio si conoscono e migliori sono i risultati.